Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a mezzogiorno noi siamo qui per leggere la parola del Signore e oggi non sarà diverso, abbiamo il privilegio non solo di leggere la parola in questa giornata, ma di incominciare una nuova settimana, in questa giornata che è il 19 di luglio del 2021. Durante questa puntata noi leggeremo due capitoli del libro di Secondo Samuele, noi leggeremo il capitolo 14 e il capitolo 15 della parola di Dio, quindi vieni con me a leggere la parola del Signore, leggiamo insieme. Secondo Samuele, capitolo 14, parola del Signore. Joab, figlio di Seruia, accortosi che il cuore del re si placava verso Absalom, fece venire Tecoa, una donna saggia, alla quale disse: «Fingi di essere in lutto, mettiti una veste da lutto, non ti ungere con olio e sii come una donna che pianga da molto tempo un morto. Poi entra dove sta il re e parlagli così e così». Joab le suggerì le parole da dire. La donna di Tecoa andò dunque a parlare al re, si gettò con la faccia a terra, si prostrò e disse: «Oh re, aiutami!» Il re le disse: «Che hai?» Lei rispose: «Purtroppo io sono una vedova, mio marito è morto. La tua serva aveva due figli, i quali litigarono in campagna e vennero alle mani. Siccome non c'era nessuno che li separasse, uno colpì l'altro e l'uccise. Ora, tutta la famiglia è insorta contro la tua serva dicendo: consegnaci l'omicida affinché lo facciamo morire per vendicare il fratello che egli ha ucciso. Così toglieremo di mezzo anche l'erede. In questo modo spegneranno il tizzone che mi è rimasto e non lasceranno a mio marito né nome né discendenza sulla terra». Il re disse alla donna: «Va a casa tua, io darò degli ordini a tuo riguardo». La donna di Tecoa disse al re: «Oh mio re, la colpa cada su di me e sulla casa di mio padre, ma il re e il suo trono non ne siano responsabili». Replicò il re: «Se qualcuno parla contro di te, conducilo da me e vedrai che non ti toccherà più». Allora lei disse: «Ti prego, invochi il re come testimone il Signore, il tuo Dio, perché il vendicatore del sangue non aumenti la rovina e non mi uccidono il figlio». Egli rispose: «Come è vero che il Signore vive, non cadrà a terra un capello di tuo figlio». Allora la donna disse: «Ti prego, lascia che la tua serva dica ancora una parola al re, mio Signore». Egli rispose: «Parla». La donna riprese: «Perché pensi così contro il popolo di Dio? Dalla parola che il re ha ora pronunziata risulta che egli è un certo modo colpevole, in quanto non richiama colui che ha messo al bando. Noi dobbiamo morire e siamo come acqua versata in terra, che non si può più raccogliere, ma Dio non toglie la vita, anzi la desidera che il fuggitivo non rimanga bandito lontano da lui. Ora, se io sono venuta a parlare così al mio re, è perché il popolo mi ha fatto paura e la tua serva ha detto: voglio parlare al re. Forse il re farà quello che gli dirà la sua serva. Il re ascolterà la sua serva e la libererà dalle mani di quelli che vogliono esterminare me e mio figlio dall'eredità di Dio». La tua serva diceva: «Possa la tua parola, la parola del re mio Signore, darmi tranquillità. Infatti il re mio Signore è come un angelo di Dio per discernere il bene dal male. Il Signore tuo Dio sia con te». Il re rispose e disse alla donna: «Ti prego, non nascondermi quello che ti domanderò». La donna disse: «Parla pure, mio re, mio Signore». Il re gli chiese: «Non c'è dietro a tutto questo la mano di Joab?» La donna rispose: «Come è vero che tu vivi, o mio re, la cosa sta né più né meno come ha detto il re mio Signore».
Infatti, il tuo servo Joabe è colui che mi ha dato queste ordini ed è lui che ha suggerito tutte queste parole alla tua serva. Il tuo servo Joab ha fatto così per dare un altro aspetto alla vicenda di Absalom. Ma il mio Signore è saggio come un angelo di Dio e conosce tutto quello che avviene sulla terra. Allora il re disse a Joab: voglio fare quello che hai chiesto. Va dunque e fa tornare il giovane Absalom. Joab si gettò con la faccia a terra, si prostrò, benedisse il re e disse: oggi il tuo servo riconosce che hai trovato grazia agli occhi tuoi. Oh re, mio signore, poiché il re ha fatto quello che il suo servo gli ha chiesto. Joab dunque partì, andò da Gesur e condusse Absalom a Gerusalemme. Il re disse: si ritiri in casa sua e non veda la mia faccia. Così Absalom si ritirò in casa sua e non vide la faccia del re. In tutto Israele non c'era uomo che fosse celebrato per la sua bellezza quanto Absalom. Dalla pianta del piede fino alla sommità del capo non c'era in lui nessun difetto. Quando si faceva tagliare i capelli, e se li faceva tagliare ogni anno, perché la capigliatura gli pesava troppo. Il peso dei suoi capelli era di 200 sicli a peso del re. Ad Absalom nacquero 3 figli e una figlia di nome Tamar, che era donna di bell'aspetto. Absalom abitò a Gerusalemme 2 anni senza vedere la faccia del re. Poi Absalom fece chiamare Joab per mandarlo dal re, ma egli non volle venire da lui. Lo mandò a chiamare una seconda volta, ma Joab non volle venire. Allora Absalom disse ai suoi servi: guardate, il campo di Joab è vicino al mio e c'è dell'orzo. Andate a dargli fuoco. I servi di Absalom incendiarono il campo. Allora Joab si alzò, andò a casa di Absalom e gli disse: perché i tuoi servi hanno incendiato il mio campo? Absalom rispose a Joab: io ti avevo mandato a dire, vieni qua perché possa mandarti dal re a dirgli perché sono tornato da Gesur. Sarebbe meglio per me se io fossi ancora là. Dunque fa in modo che io veda la faccia del re. Se sono colpevole mi faccia pure morire. Joab allora andò dal re e gli fece l'ambasciata. Il re fece chiamare Absalom, il quale venne a lui e si prostrò con la faccia a terra in sua presenza. Il re baciò Absalom. Seconda Samuele, capitolo 15. Dopo queste cose Absalom si procurò un cocchio, dei cavalli e 50 uomini che correvano davanti a lui. Absalom si alzava la mattina e presto si metteva da un lato della via che conduceva alle porte della città. Quando qualcuno aveva un processo e si recava dal re per chiedere giustizia, Absalom lo chiamava e gli diceva: di quale città sei? L'altro gli rispondeva: il tuo servo è di tale e di tale tribù di Israele. Allora Absalom gli diceva: vedi, la tua causa è buona e giusta, ma non c'è chi sia delegato dal re per sentirti. Poi Absalom aggiungeva: oh, se facessero me giudice del paese, chiunque avesse un litigio o reclamo verrebbe da me e io gli farei giustizia. Quando uno gli si avvicinava per prostarsi davanti a lui, egli porgeva la mano, l'abbracciava e lo baciava. Absalom faceva così con tutti gli israeliti che venivano dal re per chiedere giustizia. In questo modo Absalom conquistò il cuore della gente di Israele. 4 anni dopo, Absalom disse al re: ti prego, lasciami andare a Hebron a sciogliere un voto che ho fatto al Signore. Infatti, durante la sua residenza a Gesur, in Siria, il tuo servo fece un voto dicendo: se il Signore mi conduce a Gerusalemme, io servirò il Signore a Hebron. Il re gli disse: va in pace. Così egli si alzò e andò a Hebron. Intanto Absalom mandò degli emissari per tutte le tribù di Israele a dire: quando udrete il suono della tromba direte, Absalom è proclamato re a Hebron. Con Absalom partirono da Gerusalemme 200 uomini, quali essendo stati invitati partirono in tutta la loro semplicità senza sapere nulla. Mentre offriva i sacrifici, Absalom mandò a chiamare Ahitofel, il Gilonita, consigliere di Davide, perché venisse dalla sua città di Gilo.
La congiura se rafforzava e il popolo diventava sempre più numeroso attorno ad Absalom. Venne a Davide un messaggero che disse: il cuore degli uomini di Israele si è volto verso Absalom. Allora Davide disse a tutti i suoi servi che erano con lui a Gerusalemme: alzatevi, fuggiamo, altrimenti nessuno di noi scamperà dalle mani di Absalom. Affrettatevi a partire, affinché con una rapida marcia non ci sorprenda, piompandoci rovinosamente addosso e mettendo la città a fil di spada. I servitori del re gli dissero: ecco i tuoi servi pronti a fare tutto quello che piacerà al re nostro signore. Il re dunque partì, seguito da tutta la sua casa, e lasciò 10 concubine a custodire il palazzo. Il re partì, seguito da tutto il popolo, e si fermarono a Bet Merak. Tutti i servitori del re camminavano al suo fianco, e tutti i Cheritei, tutti i Peletei e tutti i Gitei, che in 600 erano venuti da Gat, al suo seguito camminavano davanti al re. Allora il re disse a Ittai di Gat: perché vuoi venire anche tu con noi? Torna indietro e rimani con il re, perché sei un forestiero e per di più sei un esule della tua patria. Tu sei arrivato solo ieri e oggi ti farei andare errando qua e là con noi, mentre io stesso non so dove vado. Torna indietro e riconduci con te i tuoi fratelli, siano con te la bontà e la fedeltà del Signore. Ma Ittai rispose al re e disse: versetto 21, ma Ittai rispose al Signore e disse: come è vero che il Signore vive e che vive il re mio Signore, in qualunque luogo sarà il mio re per morire o per vivere, là sarà pure il tuo servo. Allora Davide disse a Ittai: va pure avanti, Ittai. Il Gitteo passò avanti con tutta la sua gente e con tutti i bambini che erano con lui. Tutti quelli del paese piangevano ad alta voce mentre tutto il popolo passava. Il re attraversò il torrente di Kidron. Anche tutto il popolo lo attraversò prendendo la via del deserto. C'era anche Sadoc con tutti i leviti, i quali portavano l'arca del patto di Dio. Mentre Abiatar saliva, essi posarono l'arca di Dio finché tutto il popolo ebbe finito di uscire dalla città. Il re rispose a Sadoc: riporta in città l'arca di Dio. Se io trovo grazia agli occhi del Signore, egli mi farà tornare e mi farà vedere l'arca e la sua dimora. Ma se dice: io non ti gradisco, eccomi, faccia di me quello che egli vorrà. Il re disse ancora al sacerdote Sadoc: vedi, torna in pace in città con tuo figlio Ahimaas e con Jonathan, figlio di Abiatar. I vostri due figli con voi, guardate, io aspetterò nelle pianure del deserto finché mi sia recata qualche notizia da parte vostra. Così Sadoc e Abiatar riportarono a Gerusalemme l'arca di Dio e abitarono là. Davide saliva il monte degli Ulivi, saliva piangendo e camminava con il capo coperto a piedi scalzi. E tutta la gente che era con lui aveva il capo coperto e salendo piangeva. Qualcuno venne a dire a Davide: Ahitofel è con Absalom. Tra i congiurati, Davide disse: oh Signore, rendi vani i consigli di Ahitofel. Quando Davide giunse in vetta al monte, al luogo dove si adora Dio, gli venne incontro Cusai, l'archita, e con la tunica stracciata e il capo coperto di polvere. Davide gli disse: se tu vieni con me, mi sarai di peso, ma se torni in città e dici ad Absalom: io sarò il tuo servo re, come fui con il tuo padre nel passato, così sarò adesso servo tuo, cambierai a mio favore i consigli di Ahitofel. Laggiù avrai con te i sacerdoti di Sadoc e Abiatar. Tutto quello che sentirai dire nella casa del re lo farai sapere ai sacerdoti di Sadoc e Abiatar. Siccome essi hanno i loro due figli, Ahimaas, figlio di Sadoc, e Jonathan, figlio di Abiatar, per mezzo di loro mi farete sapere tutto quello che avrete sentito. Così Cusai, amico di Davide, tornò in città e Absalom entrò in Gerusalemme. Che vicenda difficile veramente per Davide, vedere questo conflitto con suo stesso figlio.
E quindi noi oggi vogliamo fare la volontà di Dio, perché come è successo nella vita di Davide, non ci sia la spada, il conflitto dentro della propria famiglia. Voglia il Signore con la sua grazia e misericordia preservare le nostre famiglie. Io ti aspetto domani se il Signore così vorrà, perché noi possiamo continuare a leggere la parola del Signore. Dio ti benedica grandemente. Un forte abbraccio, un santo bacio per l'inizio di questa settimana nel nome di Gesù.